intanto io ringrazio tantissimo tutti i presenti, perché non mi aspettavo questa partecipazione, tanti amici che sono venuti, tanti colleghi che ringrazio di cuore. Pensavo una cosa molto didattica per i miei studenti, invece si è rivelata una cosa di maggiore interesse. E questo chiaramente, visto che proprio nell'avvertenza iniziale dice che questo argomento noi lo trattiamo con grande umiltà, perché sono appena una decina d'anni che ci occupiamo di questa cosa e non a tempo pieno naturalmente. Quindi vi ringrazio tutti i presenti e poi ringrazio naturalmente i collaboratori del libro, perché dietro al libro poi c'è la ricerca. E una ricerca che è sempre itinere, perché sicuramente non è conclusa questa. Ci sono anche collaboratrici che non hanno parlato e che successivamente, se vogliono fare un piccolo intervento, ci sarà spazio anche per loro, ma anche per gli studenti. Se hanno messo da parte qualche domanda, siamo disponibili ad ascoltarli con grande piacere, come ben sanno, anche per quanto riguarda le lezioni. Io faccio un po' un piccolo riassunto del libro. Intanto ha questo titolo, Drammi del corpo e narrazioni su di essi. I drammi del corpo sono l'oggetto della ricerca. Le narrazioni su di esso sono un po' la metodologia. Il problema è, i drammi del corpo, e qua all'inizio si parla dei drammi del nascere, delle cure, di come il corpo si trasforma e di come sia fragile nei primi anni di vita, e quindi di quali sono le cure che bisogna dare al corpo nei primi anni di vita, con l'esempio del Mozambico, e poi storie di iniziazione anche nel momento della trasformazione del corpo, al momento della crescita c'è una trasformazione del corpo che ha bisogno di essere ritualizzata. Quindi in qualche modo qua c'è il dramma del nascere, un momento particolare del corpo della donna, ma anche del neonato, il momento delle cure infantili quando il corpo è fragile e il momento dell'iniziazione quando il corpo si trasforma. Dovremmo anche forse trattare, avremmo dovuto forse trattare quello della morte, però non c'è, e quindi cerchiamo di essere allegri, anche se è una cosa che capita a tutti, non ci dobbiamo pensare tutti i momenti e tutti i giorni. Ma e successivamente poi ci sono tre interventi di Esmeralda Mariano, che avete sentito sull'AIDS, di Monica Vigili, che ha fatto uno studio sulla trissemia, e poi lei è qui è presente, quindi speriamo in un suo piccolo intervento, e anche la Carroni, che invece ha parlato del malato in dialisi, una ricerca molto interessante, e anche lei, se vuol fare un piccolo intervento, c'è spazio anche per lei. E il libro però si apre con una cosa forse un po' pesantuccia per i miei studenti, che è quando si è malati. Ed è qui che si mette in discussione come si può conoscere da un punto di vista antropologico l'esperienza degli altri. Il dolore, come dicevano i medici nella presentazione di un libro recentissimo pochi giorni fa, poco tempo fa, proprio in questa sede, il dolore è una cosa che solo chi la prova sa che cos'è. Un altro, è difficile accedere all'esperienza del corpo, è difficile accedere all'esperienza del dolore. E quindi qui si mette in discussione la possibilità di accesso all'esperienza dell'altro. E gli studiosi, la letteratura filosofica, scientifica, delle scienze umane, ci dice che la narrazione struttura l'esperienza e l'esperienza struttura la narrazione. E io non lo metto come ipotesi questo aspetto, mi sembra importante. Allora noi non possiamo provare l'esperienza degli altri, non possiamo condividerla, però noi cerchiamo di capire che cos'è ascoltando i racconti degli altri. Quindi qui si propone un metodo antropologico che si basa sulla narrazione, sulle storie di vita, per conoscere l'alterità. Ma c'è di più. Questo si tratta, il titolo non è la storia di vita, la narrazione in antropologia, come si conosce, è il problema metodologico che qui ci si pone. Però qui si pone il problema del quanto si è malati. E che ruolo ha la narrazione per un malato? Questa è una cosa, un interrogativo importante anche per i medici. E qui viene fuori un ruolo importantissimo del medico, perché nella nostra società
quando uno si ammala, va dal medico. Il medico ha un ruolo importantissimo. Purtroppo questo rapporto medico-malato è strutturato in una situazione di autorità da parte del medico rispetto al malato. In realtà, come diceva giustamente il professor Fada quando ha presentato, ha portato i suoi saluti e anche le sue interessanti considerazioni su questo libro, la malattia distrugge il mondo della vita e da un punto di vista antropologico la scuola di Harvard sostiene che la narrazione è uno strumento per ricostruire questo mondo della vita distrutto dalla malattia. Come? Anche qui siamo sulle possibilità, siamo su un'apertura di possibilità, siamo nel congiuntivo, cioè nel momento in cui si riesce a scoprire, a dare un nome alla malattia, nello stesso momento ci si prospetta a livello congiuntivo quello che può essere, cioè una strategia di cura che dovrebbe avvenire almeno in una interazione dialogica fra medico e malato. Quindi, come vedete, qui c'è un ruolo importantissimo del medico, però non, a mio avviso non basta l'idea che il medico deve essere più umano, ma che in realtà deve mettere in discussione questa sua idea che possiede la scienza e possiede l'autorità in quanto possiede questo sapere, ma che si mette a livello del sofferente, perché quello che deve essere messo al centro dell'analisi è la malattia, è il corpo appunto del sofferente che vive questo dramma che gli ha distrutto la vita. E quindi in qualche modo questo mondo della vita, Suz giustamente ha citato il professor Fada, il mondo della vita ha delle caratteristiche, noi siamo venuti qui con le nostre gambe tranquillamente, forse avevamo qualche dolorino ma non tanto grave, se appena appena avevamo slocato un piede, una slogatura, una caviglia, noi dovevamo stare a casa e immediatamente si rompevano le nostre relazioni sociali, le relazioni degli studenti con la professoressa che ha detto che li ha minacciati, che dovevano venire a sentire questo discorso. E quindi vedete, anche un piccolo malessere, quando si è malato, interrompe le relazioni del mondo della vita quotidiana e bisogna far fronte. Quindi, quando si è malati, questo primo capitolo mette proprio in discussione questa cosa e prevede che la narrazione, come pratica dialogica di percorso terapeutico, itinerario terapeutico, comporta appunto questo lavoro di costruire insieme tra medico e malato una speranza di guarigione. L'altra cosa che vorrei dire è che ringrazio, come avete visto, ci si confronta con l'alterità, ci si confronta anche con noi stessi, quello che pensiamo di essere, noi in quanto esseri sani, a quello che abbiamo accesso, a quello che possiamo sperare, a chi non possiamo sperare. Diciamo che fino ad ora si è sentito parlare del fatto che quando si interviene in un'altra cultura bisogna sempre avere questo approccio non etnocentrico, aperto, di ascolto, ma questo succede anche da noi. E in effetti quello che ho voluto fare con la mia tesi era una sfida agli stereotipi della nostra cultura, anche perché si può parlare in maniera culturale di una malattia genetica. Questa, cioè, possiamo porci il problema anche tra di noi. E la tesi, diciamo, metodologica che mi ha guidato è stata che la malattia è fonte di rappresentazioni, quindi fonte di cultura. Nel momento in cui una persona nasce malata e fin dalla sua infanzia, fin dalla sua nascita, è preso in cura, è preso in carico da un'equipe, da un'istituzione medica, a quel punto questa persona sviluppa un'identità propria e specifica che lo caratterizza. Quindi anche c'è un'interfaccia tra cultura e natura, tra tecnologia, tutti gli avanzamenti tecnologici che sono avvenuti negli ultimi 30 anni per la talassemia hanno cambiato il loro modo di vivere, ma anche il modo di vedersi, di autorappresentarsi. Per esempio, se prendiamo la trasfusione, il professor Mastino prima parlava del mito del serpente che guarisce e che fa morire.
Pensiamo alla trasfusione. La trasfusione è qualcosa che fa, che permette al talassemico di sopravvivere. Prima i talassemici vivevano fino all'età di 12 anni, adesso esistono talassemici che hanno 50 anni, quindi i progressi sono stati incredibili e inaspettati. Ma allo stesso tempo la trasfusione è fonte di infezione. Molti soffrono di epatite C, qualcuno se n'è andato per l'AIDS. E allo stesso tempo è fonte di stigma per questo, perché chi, le persone che sono intorno al talassemico e che sanno che questa persona fa le trasfusioni, lo guardano con diffidenza, non sarà malato. Ci pensiamo, anche lo sguardo dell'altro per un malato è fonte di paura. Mi avrà riconosciuto, avrà capito che sono talassemico, si vedrà.